molto bene, dai. Sono Filippo, dottor Panico, e vi ho portato al Pigneto perché è il posto dove, insomma, vivo, sono cresciuto, artisticamente perlomeno, a Roma, perché io sono originario di Potenza, in Basilicata, e vivo qua da 10 anni. Questo è un campetto dove ci ho fatto un video, non so che sport stanno giocando, ma credo che abbia a che fare con il pallone. Questo è il Pigneto, qua dove lavoro, e là c'è il fanfullo. Qua io ho fatto una canzone che si chiama Prenestina, che parla appunto della Prenestina, che è la strada che ho sempre fatto tornando a casa negli ultimi anni che ho lavorato qua, perché non abitavo proprio qui. E poi dietro c'è il fanfulla, dove ho fatto il mio primo concerto, insomma, dove sono cresciuto, diciamo, umanamente, artisticamente, se si può dire, con le serate, eccetera. Le varie gestioni che ha avuto, i vari cambi, le programmazioni, le gestioni varie, con vari personaggi. Qua c'era il Dalverme vicino, poi c'è 30 Formiche, insomma, parecchio fermento in queste zone. Poi ci si sbronza e basta, anche in molti altri locali. E ho un grande cuore da strofinare. Quando mi sveglio all'after forse direi sti cazzi, però visto che siamo davanti al Dalverme, l'ex Dalverme che ha chiuso tra l'altro da poco, con, insomma, c'era un bel clamore mediatico dietro tra l'altro, e mi ricordo di un after di, mi sembra, 2 o 3 anni fa, non ricordo, un capodanno di 2 o 3 anni fa, in cui una mia amica mi disse una cosa che mi ha fatto, cioè, ci ho pensato per molto tempo addietro, per molto tempo ancora, non so perché ho detto addietro, perché erano tipo le 11 di mattina e lei mi ha chiesto se l'accompagnavo all'after, cioè nel senso era il primo di gennaio e lei mi ha detto, io me ne stavo andando a casa, ho detto ma accompagna l'after, non so dove. Lei alle 11 di mattina è andata in un'altra festa, questa cosa ogni tanto gliela ricordo. Sulla Prenestina. Tutto è tutto e niente non è niente. Siamo fragili come ombrelli. Oggi siamo a casa di Pamela e Jordan perché Filippo ha deciso di intraprendere un tour particolare, il tour dei soggiorni. Così. Per chi ha voglia veramente di condividere qualcosa in più, oltre che un concerto. Il soggiorno. Il soggiorno, il divano. Ci racconti da che cosa è nata questa idea? Il tour dei soggiorni è nato perché, come insomma tutte le idee più, guarda, mi autoconsento di dire geniali, perché secondo me questa è una cosa che alla fine, almeno a me, sta andando molto bene, sta dando le mie soddisfazioni. È nata facendo vizi di forma virtù, quindi eravamo trovati in una situazione quando stavo uscendo il disco in cui non avevo avuto tanto tempo per dedicarmi alle date. Il tour invece lo volevo fare senza booking e senza locali, cioè nel senso una cosa completamente con le persone, perché adesso secondo me nel 2018 ha molto più senso fare un disco e un libro di poesie e un tour con le persone, tra le persone, che le persone se lo comprano senza passare tra intermediari vari, piuttosto che affidarsi a realtà che secondo me adesso sono antiche, come appunto i locali, i booking, le distribuzioni. E qui mi ricollego con un'altra cosa che a mio parere è geniale, è il pacchetto all'interno del quale è contenuto il tuo ultimo album. Ma ti riferisci per caso a questo pacchetto che casualmente è qui, faccio vedere a favore di telecamera. E quindi vuoi che ti parli di questo pacchetto? Come no? Vorrei proprio che lo aprissi. Vuoi aprirlo tu? Sì, dai, lasciami questa soddisfazione. Intanto vi faccio vedere il francobollo perché secondo me è una cosa meravigliosa. Disegnato da Antonio Pronostico. Come tutta la grafica del CD e anche di un adesivo meraviglioso che adesso vi farò vedere. Poi più che altro questo c'è il Pluriball, che volendo quando uno è depresso può scoppiare. Io un compleanno di 2 o 3 anni fa me lo regala, mi regalai 2 metri di Pluriball che sono stato tristemente a piangere e a scoppiare. Che è un regalo bellissimo. Velocemente questo è il poster con la copertina, con questo dito che ho usato a mo' di spazzolino.
con il cielo stellato, insomma, rovinare tutto, penso si capisca. Chi vuole capire, capisca. Là penso che molti l'abbiano capito, visto facile. Poi abbiamo il CD che è fatto come un piccolo finto vinile. Infatti c'è questa copertina di cartoncino, poi c'è la bustina del vinile, poi effettivamente c'è il CD fatto come un piccolo finto vinile. Questo so che alle ragazze piace molto, infatti molto, lo confermerai. Tantissimo. Sono 13 pezzi, insomma, quello che è uscito l'11 febbraio. Poi abbiamo il libro di poesie che si chiama La vita ci sorride ma smascella, che sono raccolta di poesie e pensieri, che sono adesso 80 pagine dovrebbero essere. Poi abbiamo, questo penso che è l'adesivo che ti riferivi tu, è l'adesivo con Mango Merlino in partenza da Honolulu, poi insomma, ora mi rompo il cazzo a spiegare il perché, però insomma, uno magari se lo può cercare. Chi ha visto La spada nella roccia o La spada nella doccia, come c'era un altro remake famoso, insomma, più o meno si può immaginare a che si riferisce questo. Poi abbiamo l'adesivo con un'ape che feconda un fiore fatto di palloncino, infatti si va a rovinare tutto, sappiamo che sta per scoppiare. Poi abbiamo, non l'ape, il palloncino, poi abbiamo rovinare tutto, questo adesivo qua orizzontale che introduce il prossimo articolo, perché è fatto con il font di Baci Perugino. Infatti ho fatto addirittura di Baci Perugino con le frasi delle mie poesie, quindi abbiamo per esempio: mi ricordo quel profumo ti sta da Dio. Poi abbiamo, insomma, questo è un po' più lungo, poi abbiamo La vita ci sorride ma smascella, sarei felice se tu morissi dalla voglia di vederlo. Insomma, ci sono 6 tipo in rotazione, che ognuno lo pesca come se fosse un biscotto della fortuna, un bacio per Regina. E poi l'ultimissimo articolo, il più bello per alcuni, è questo un po' nichilista, così lapidario, perché è il filtrino per fare gli spinelli, rovinare tutto, così senza aggiungere altre spiegazioni. Filtrino per gli spinelli, rovinare tutto. Quindi rovinare tutto, ma in realtà almeno ai miei occhi non hai rovinato proprio nulla. Perché l'ho conquistato. Hai conquistato qualcosa e hai anche confermato la nascita di un nuovo genere, se vogliamo, che è un connubio di poesia, filastrocche, musica, parole. Cucina pure. Cucina però stasera. Cuciniamo. Senti, ma stasera che cucini hai, ragazzi, che sembra di sentire? Allora, stasera è il mio socio Marco, che forse si può anche affacciare. Si può affacciare il mio socio Marco. Socio Marco. Dai, vieni ad affacciare. Vieni ad affacciare, vieni ad affacciare. Raccontateci cosa ci cucinate. Io e il mio socio Marco, perché in questa avventura del tour dei soggiorni cuciniamo anche, perché così possiamo avere tutti gli ingressi senza poi farci le divisioni, le spese, eccetera. Quindi cucina, facciamo una cosa completa. Però da bere portano gli invitati, cioè invitati, portano i prenotati. E stasera cuciniamo, facciamo due stasera antipasti. Facciamo parecchie cose perché c'è una ragazza celiaca, quindi facciamo diverse cose. Facciamo due antipasti. Vabbè, dai, dì tu. Due antipasti e tre primi, fondamentalmente. Tre primi? Sì. Facciamo dei crackers con crema di gorgonzola e uvetta. Poi altri crackers, sempre aperitivo, con purea di carota, ricotta e nocciola. Granella di nocciola. E i primi invece sono un chilo di pasta con finocchi, olive da giasca e pan grattato. Mamma mia! Finocchi, olive da giasca e pan grattato, poi mezzo chilo di pasta di mais celiaca con zucchine, menta e brie. E poi faccio un risotto con patata americana e piselli asparagi. E asparagi. Ma siete sicuri di voler continuare a fare musicisti? In realtà adesso... In realtà il prossimo tour è senza musica, è solo cucina. In realtà a parte gli scherzi, un sacco di gente mi fa domande del genere, tipo: tu vivi solo di questo? Io in questo momento sto vivendo solo di questo. Chip sound. Vai con la domanda Chip Sound. Speriamo al volo. E poi dico, acceleriamo perché stanno arrivando gli ospiti. Tra l'altro. Dobbiamo cucinare. Questa è una prossima cosa che piace molto alle ragazze. Questo genere di si come il pacchetto mio. L'umanità si prende troppo sul serio, è il peccato originale del mondo. Se l'uomo delle caverne avesse saputo riderne, la storia avrebbe seguito un altro corso. Woody Allen. A te che fai dell'ironia un'arma o uno scudo, ti chiediamo. Se gli artisti ne facessero più uso, in che modo? Più uso. In che modo sarebbe? Perché non c'è la virgola. In che modo sarebbe diverso il panorama musicale se facessero più uso dell'ironia? Ma adesso l'ironia alla fine, oddio, no, per un periodo è andata molto. Adesso si parla fondamentalmente di... Ora c'è la tristezza. Adesso si parla fondamentalmente di ragazze lasciate, eccetera. Infatti questa cosa è un po' noiosa, secondo me. Però c'è molta ironia, secondo me nelle interviste eccetera c'è molta ironia, nelle canzoni forse no, però a quel punto poi non sarei uguale a tutti gli altri, quindi sti cazzi, fate le vostre canzoni di merda, tristi, con le vostre ragazze l'hanno lasciato, vi faccio le mie. E cucino. È diverso. L'ha buttata in caciara, dai. Buttata in caciara, perché ha usato l'ironia a suo favore. Come l'estate.
cerchi, se mi cerchi, sai, nove cerchi, sei tanto che ha metà. Non ti veniva la parola, se mi cerchi, se mi cerchi. Cerchi e che c'è un corso lo vuoi. Yeah.